Se sei uno di quei trader che inizia a vedere la quadra, a trovare la quadra, inizia a sentire di essere vicino al momento in cui il suo trading farà click. E inizierà a diventare profittevole, ma oggi sei lì che fatichi per cercare di uscire dal break even, sei leggermente positivo, leggermente negativo, torni a zero. Questo video è fatto esattamente per te. Infatti voglio raccontarti come io personalmente gestisco tutto il processo di revisione di quello che faccio, ma soprattutto voglio darti un consiglio circa l'approccio rispetto alla revisione di quello che fai, perché è molto 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 importante e tantissimi sbagliano proprio questo aspetto. Prima di andare avanti, una cosa importante da considerare è ovviamente il vantaggio che hai, ossia quello che fai realmente funziona, sei sicuro che abbia una validazione statistica nel lungo periodo e che la sua validazione non sia solo frutto di una tua interpretazione basata sugli ultimi dati che vedi. Il trader ha una memoria corta, una memoria breve, cioè dà molto più peso agli eventi recenti piuttosto che a tutto quello che è successo nel passato, recente passato, anche in un passato più lontano, più remoto. E questa cosa qui è un errore madornale, perché noi dobbiamo capire che la distribuzione degli eventi può essere casuale all'interno però di un grande disegno, che è il vantaggio che alla fine della distribuzione ci porterà il nostro vantaggio atteso. Cioè, se io ho il 70% di win rate alla fine della distribuzione, alla fine di 1000 trade, il 70% di quelle operazioni sarà profittevole, non se ne scappa. Però se io ragiono solo sull'ultima parte, sulla parte recente del, diciamo, delle mie operazioni, dei risultati delle mie operazioni, questo va a portarmi a deviare. Quindi prima cosa è focalizzati sul tuo vantaggio, massimizzalo, cerca di limarlo, cerca di trovare quali sono realmente le situazioni che ti danno un vantaggio importante. E a tal proposito, è proprio correlato il discorso, per tornare sul discorso di come andare a uscire da questa fase di break even. Se sei in una situazione di break even, prima di tutto è palese che tu farai delle cose molto bene e delle cose non proprio bene. Ed è qui che casca l'asino, è qui che tantissimi si sbagliano, perché tutti si concentrano soltanto sul guardare le cose che non fanno bene, soltanto sugli stop, e si cospargono il capo di cenere, addirittura fino ad arrivare a cambiare totalmente approccio, magari un approccio che funziona, deviare, iniziare a cercare nuove cose, nuovi indicatorini, nuovi strumentini. In realtà quello che devi fare è concentrarti sul sezionare al millimetro quello che funziona, quello che fai bene, cioè concentrati su quello che ti fa fare soldi. Facendo questo tu avrai una situazione dove saprai quello che ti fa fare soldi, saprai quello che non ti fa fare soldi. Il passaggio dopo sarà questo: tagliare quello che non ti fa fare soldi, cioè cercare di metterlo dentro una categoria e eliminarlo. Come lo fai? Andando a sezionare al millimetro tutto quello che invece fai bene e ti fa fare soldi. Come? Ti dico io, ad esempio, come creo un semplice diario, chiamiamolo diario, dove andare a creare un rating della mia operatività, tenendo d'occhio questi parametri molto semplici, come ad esempio l'orario nella giornata. Cioè devi andare a suddividere in modo preciso le operazioni che fai per orario della giornata. Può essere anche non proprio preciso nel senso di orario, no, dalle 9 alle 10 e quant'altro, ma puoi mettere per esempio prima dell'apertura di Wall Street, dico un esempio, in open di Wall Street, quindi la prima ora di mercato, nella fase centrale, quindi magari dalle dopo la prima ora di mercato, quindi dalle 16:30 ore italiane fino magari alle 19, nella fase finale dell'orario di mercato. Perché ti metto queste suddivisioni di questo tipo? Perché sono delle suddivisioni che si rifanno all'operatività di chi realmente poi metterà i soldi veri sul mercato, cioè gli istituzionali, fondi, banche e quant'altro. Loro hanno questo tipo di suddivisione, ok? Ci sono la parte centrale della giornata, sostanzialmente per loro è quasi tutta pausa, quindi ecco che vedi il mercato un po' più lento, con meno liquidità, meno soldi. Quindi suddividere in questo modo qui ti permette di capire, oltre che tu ti stai già concentrando sulle cose che funzionano, questo lo mettiamo a margine, quindi sai che quello funziona, vuoi vedere in quale orario della giornata, in quale fase di orario della giornata riesci a fare più soldi. Isolalo e avrai il tuo vincitore. Ancora di più, io parlo di mercato small cap, quindi un'altra cosa che potresti fare è poi andare a vedere il prezzo dell'azione. Cioè, io lo faccio questo, per esempio, io azioni sotto i 3 dollari preferisco non shortarle, sotto i 2 dollari non mi piacciono quasi per niente, sotto il dollaro non le shorto. Per esempio, ho fatto un esempio molto, molto banale, molto semplice, però è fondamentale. Perché? Perché so che non ho delle ottime performance per mille motivi diversi. Quindi un'altra cosa che puoi fare, per esempio, è andare a sezionare tutte le operazioni buone che fai
per prezzo. E di base, ovviamente, se tu vai a sezionare tutte le operazioni buone che fai per prezzo e vedi che dai 5 ai 10 dollari è il massimo della performance, quello sarà il tuo focus. Magari hai visto prima che in open, tangente dove sei più profittevole, quindi andiamo a stringere ancora, abbiamo prima ora e azioni da 5 a 10 dollari. Di base, quindi, tutto il resto inizi a metterlo nel cassetto. E ancora, sempre parlando di azioni, per esempio il settore, non lo so, vedi che su azioni biotech piuttosto che industriali, qualsiasi tipo di settore, non performi bene, mentre magari sulle azioni, non lo so, tecnologiche, performi alla grande, ecco che per esempio tu sai che puoi andare a fare double down, come si dice in gergo, cioè puoi andare a raddoppiare la tua esposizione e comunque spingere forte su azioni in prima ora, col prezzo da 5 a 10 dollari, nel settore tecnologico. E ancora, la suddivisione più semplice di tutti, vai a vedere se fai più soldi il long o short. È una roba molto 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 semplice, ma non so quanti la fanno, ok? Quindi vedi che nei profitti finali il long è quello che pesa di più sui tuoi profitti, ecco che avrai la massima attenzione nelle azioni che presentano un'occasione long in prima ora, con prezzo dai 5 ai 10 dollari, del settore tecnologico, ad esempio. Inoltre, poi puoi andare a vedere come gestisci l'esposizione, cioè vedi se esci sempre troppo prima, quindi ragioniamo su un profitto, operazioni in profitto, andiamo a vedere come le gestisci. Esci troppo presto? Dimezzi la posizione troppo presto, prendendo profitto, metà del profitto troppo presto, sposti lo stop a break even troppo presto, ecco che trovi una soluzione anche lì. Non devo spostare lo stop a break even troppo presto. Ti assicuro che anche solo facendo questo accorgimento, anche solo andando a modificare la gestione dello stop a break even, puoi ritrovarti con le performance che iniziano a correre, perché se sei a break even e non hai distrutto il conto, vuol dire che qualcosa lo sai fare, ma sbagli, c'è qualcosa che ti tiene a terra. Devi capire qual è, eliminarlo, ma soprattutto focalizzarti sulle cose che effettivamente ti stanno tenendo a galla. Oppure un'altra cosa può essere, per esempio, il risk reward. Vedi che stai cercando questo benedetto rischio rendimento a 1, a 5 e lasci un sacco di soldi sul tavolo, e andando a fare due conti, prendendo magari un profitto sul rischio rendimento 1 a 2, avresti triplicato i profitti. Ecco che hai trovato la chiave. Ok, inizia a fare quello e vedi come hai stretto azioni del settore tech con il prezzo da 5 a 10 dollari in prima ora, un'occasione long, gestire il rischio rendimento 1 a 2, cioè vedi che hai creato un piano, un identikit perfetto dell'operazione, della dinamica dove devi andare a fare dove devi andare a avere, anzi, focus, piano piano piano, fare sempre più all-in, mettere sempre più esposizione in quella dinamica, perché è quella che ti sta pagando. E invece di continuare a concentrarti su quello che ti fa perdere, cospargerti il capo di cenere e andare in depressione e cambiare il tuo approccio, se sei a break even vuol dire che, ripeto, qualcosa lo farai molto bene, qualcosa non lo farai bene, cerca di concentrarti su quello che fai bene e vedrai che quello che fai bene trainerà tutto il resto. E come sempre, però, fondamentale che alla base ci sia un vantaggio. Ma per questo, ad esempio, trovi nel link in descrizione una lezione dove ti racconto tutto il mio processo nel mercato small cap, che proprio strutturalmente è un mercato ad altissimo vantaggio. Quindi, detto questo, mi raccomando, inizia a fare questa roba, crea proprio un foglio Excel, seziona, proprio fai una vivisezione alle tue operazioni buone, inizia a prendere traccia di che tipo di parametri presentano tutte quante, crea un identikit, ti assicuro che vedrai subito le tue performance cambiare se ti concentri solo su quello. Poi fallo, fammelo sapere nei commenti se lo fai, come lo fai, che risultati ti porta. Come sempre, se c'è qualcosa che vuoi approfondire, scrivilo nei commenti.